Ma in Machiavelli l'inizio della politica è questa idea che lui ha, che chi fa politica deve ritenere gli uomini rei, che nel vostro fiorentino vuol dire nel 500 sostanzialmente malvagi. Cioè, l'inizio è l'antropologia negativa, l'uomo è un essere da cui ti puoi aspettare di tutto. Poi, e dunque un essere che fa paura, e quindi comincia con Machiavelli ciò che sarà presente in tutta la storia del pensiero moderno, fino alla Nietzsche, che ripeto l'ho rivata. Cioè, se la paura è il problema iniziale, la paura è la cura di quel problema. Solo che la cura del problema paura è diversa. In Machiavelli la cura del problema è sbrigativa, cioè bisogna che gli uomini temano il potere politico. Una cosa molto semplice. Non lo odino, no? Il principe non deve essere odiato, perché quello genererebbe debolezza, cioè se viene odiato si espone a dei pericoli. Deve essere temuto, deve far paura, non perché sia un pazzo terrorista, un sadico criminale, ma perché è dotato di senso di giustizia, perché è dotato di capacità di governo e di decisione, ed è dotato dei mezzi per far rispettare la propria volontà, diciamo in modo inesorabile. Chi va contro sa che sarà punito. Questo, non, ripeto, assolutamente senza alcuna idea di un potere criminale o di un potere di ferocia, no, potere di severità. Diciamo così, la capacità di far obbedire gli uomini attraverso la paura sta insieme all'altro tema che è presente in Machiavelli, che è quello del consenso. Cioè Machiavelli pensa che le repubbliche e anche i principati si fondino sul consenso. Ma una cosa è il consenso, una cosa è la capacità che il potere politico ha di mandare il messaggio: non t'azzardare a infrangere le leggi. Non c'è nulla di stravagante, c'è semplicemente quello che manca in Machiavelli, che necessariamente gli manca, è l'idea della costruzione dell'ordine, perché non è un individualista, non è un razionalista, non è un nichilista, quindi non c'è una teoria della fondazione del potere come atto riproducibile. I poteri nascono per caso, la cosa importante non è quando e come nascono, la cosa importante è come si fa a mantenerlo. Quando si tratta di far nascere un potere nuovo, è l'atto più difficile, perché non c'è una teoria del far nascere un potere nuovo. Cioè, il principe, questo ci dice, che la cosa più difficile che c'è al mondo è far nascere un principato nuovo, perché vai a tentoni, perché il far nascere qualche cosa in politica non è sottoponibile pienamente né alla ragione contrattuale né alla ragione utilitaristica, perché la quantità dei fattori da tenere sotto controllo è sostanzialmente illimitata, perché alla fine non ce la fai, anche se sei bravissimo non ce la fai. La cosa importante è, quando ce l'hai il potere, devi essere capace di mescolare il consenso, senza il quale, cioè, chi è sottoposto al potere deve capire che c'è un vantaggio, e al tempo stesso la paura, cioè la fermezza nel fare obbedire i sudditi o i cittadini alle leggi. Con Hobbes le cose cambiano, ma ricordiamoci sempre che Hobbes scrive 130 anni dopo. Machiavelli è un autore del pieno rinascimento italiano, Hobbes è un autore del
della metà e della seconda metà del Seicento inglese esule sul continente per le guerre, per la rivoluzione cromwelliana. Machiavelli non conosce Otero, non è investito dalla grande crisi della modernità. C'è dentro, ma non sa ancora che è la crisi della modernità. E invece Hobbes lo sa, come Hobbes è l'espressione di un'epoca che sostanzialmente quella crisi la vuole superare, la vede come il problema fondamentale, la vuole superare. Il suo libro più importante, Il Leviatano, esce nel 1651, 3 anni dopo le pace di Vestfalia, che chiudono la guerra dei trent'anni, cioè la fase più acuta delle guerre civili di religione in Europa. L'idea è: qui bisogna costruire proprio dal nulla un sistema politico che elimini sostanzialmente per sempre la paura. E noi sappiamo che cos'è la paura, perché l'Europa sono 130 anni che si dilania con le guerre civili. E la paura è l'inizio, è il disordine iniziale, il caos, e non c'era mai stato nella storia del pensiero l'idea così potente di un autore capace di pensare alla politica in modo così astratto e concreto al tempo stesso. Astratto, cioè non voglio sapere di tempo, di spazio, di luoghi, di determinazioni empiriche. La politica è qualcosa che si decide a tavolino, come una scienza, come Galileo, che faceva gli esperimenti, certo, però il risultato era tendenzialmente una formula. E qui la formula è: l'inizio è il disordine, il problema è uscire dal disordine. Una semplificazione radicale. Machiavelli si sarebbe messo le mani nei capelli, perché questa è una semplificazione, perché è la semplificazione dentro la quale viviamo noi. Qui c'è l'idea che la politica serve solo all'utilità. E la prima e fondamentale utilità è quella di rimanere vivi al mondo. La seconda è quella di poter godere in pace dei frutti della nostra industria, come dicevo. Cioè l'individuo proprietario che vorrebbe poter lavorare, e poter far lavorare, e vorrebbe avere delle garanzie che i prodotti del suo lavoro gli restano, non gli vengono derubati dai briganti, eccetera. Basta, non si chiede altro. Onore, gloria, virtù. Ma di cosa stiamo parlando? La politica come la dimensione in cui gli uomini diventano davvero uomini. È poi l'idea di Platone, cioè la politica è la dimensione in cui c'è la giustizia, cioè in cui ciascuno è se stesso al massimo. Ma scherziamo, qui c'è un uomo a una dimensione, un uomo che vuole soltanto rimanere al mondo e allo Stato chiede sicurezza e in cambio gli dà l'obbedienza. E lo Stato è un semplice prodotto di un contratto fra l'uomo, no, fra gli uomini e lo Stato, fra gli uomini. Fine. Allora, la paura è fondamentale, è l'inizio, e la paura è al tempo stesso l'antidoto alla paura, perché lo Stato ha senso se è capace di far rispettare le leggi. Lo costruiamo per quello. E quindi deve avere la spada. Ti deve far paura. Solo che la paura dello Stato di natura è incontrollabile, cioè ti può capitare di... La paura dentro lo Stato è controllabile. Devi aver paura dei carabinieri solo se commetti un reato. Se non lo commetti, non devi aver paura. Enorme semplificazione, sospiro di sollievo. Il prezzo è molto alto, perché il prezzo è la libertà. Naturalmente dopo Hobbes si precipitano i liberali a dire che non è vero che il prezzo è la libertà. Insomma, sì. Si può pensare che dentro quello Stato esistano amplissimi gradi di autodeterminazione dei singoli, ma non c'è più l'autodeterminazione totale che c'è nello Stato di natura.
detto con un linguaggio che vi sembrerà strano, dentro lo Stato non c'è nemico. Cioè, dentro lo Stato nessuno si può permettere di considerare se stesso un centro di potere sovrano. Dentro lo Stato ci sono solo dei criminali potenziali, cioè delle persone che rispondono al potere che hanno creato loro, certamente, che però, di cui però non dispongono. Noi creiamo la legge, sì, eleggiamo un Parlamento per fare leggi, però una volta che la legge è stata approvata dal Parlamento, a quel punto va obbedita. Nessuno può dire no, io mi tiro fuori. Si può violare la legge, ma non si può dire io mi tiro fuori, quella non vale per me, io sono. Perché allora vuol dire che tu sei un altro Stato. Solo lo Stato francese può dire che non rispetta le leggi italiane. Dentro l'Italia le leggi al massimo possono essere eluse, infrante, ma nessuno può dire quella legge non fa per me. No? Ripeto, poi si tratta di interpretare i gradi di autonomia che hai dentro lo Stato, che possono essere pochissimi o larghissimi. Certamente l'autonomia di avere un potere legislativo, ciascun singolo, quella non c'è. E quindi devi aver paura dello Stato, anche del migliore degli Stati, del più liberale degli Stati, avrà un codice penale, avrà un ordinamento giuridico, avrà una capacità di implementare le leggi. Cioè, altrimenti non c'è lo Stato, siamo nello Stato di natura. Paura e riduzione delle aspettative verso la politica. Alla politica, si chiede molto meno di quello che la tradizione chiede. Molto meno di quello che la tradizione chiedeva. Il cuore del discorso è fatto da paura, cioè la trattazione razionale della paura. La politica non ti promette di liberarti dalla paura, ti promette di rendere la paura razionalmente gestibile, comprensibile. Te la sottrae, no? Il modo di gestire la paura non è tuo, è dello Stato. Poi lo Stato l'avete fatto voi tutti attraverso il patto originario, eccetera.